oggi ho provato di mangiarmi quelle cose buone, che mano a mano ogni elemento sono andato a scegliere. La zucca buona, il topinambur, il porro, l'aglio quello buono, il burro, il parmigiano, il tartufo regolato da Michele Bernetti. Grazie Michele. E quello che fa i vini, tanto buoni, umani ronchi. Poi abbiamo tutte quante serbette, queste proprio sono del mio terrazzo. Poi pasta col grano Senatore Cappelli, di un altro mio amico che poi vi dirò. Che cos'è? Sono maltagliati con zucca, topinambur, erbette varie e per chi ce la ce lo mette un po' di tartufo bianco, che quest'anno costa poco, si può comprare. Dai, allora vi faccio vedere come faccio. Questo è il topinambur, bellissimo. Raramente mi capita una bello così. Con un attrezzo che costa pochissimo, è indispensabile. Con un euro e 20 l'ho portato a casa. Il pelapatate, ma questo lo devo comprare. Quello più stupido al mondo, quello che si arrugginisce anche un pochino. Quello proprio semplice semplice. Peliamo il topinambur. Ma che, di che cosa sa? A me piace la cifra, come dire a Roma. Che cos'è? È un gusto tra... Allora, c'ha il gusto del carciofo, del cardo. A me fa impazzire. E lo mettete subito dentro l'acqua. Quindi un'idea di una ricetta diversa dal solito ricette di Natale. Abbiamo la zucca, eccola qua. Vedete pure l'allestimento di Natale, fate i complimenti a sta camera uomo, se lo rompe sempre. Adesso vado con la zucca. Allora io le voglio tutte quante a dadini, non troppo grandi né troppo piccoli, perché non voglio una crema, voglio una cosa che si sente sotto i denti. Non voglio le pappette, voglio la roba che c'ha consistenza, ok? Iniziamo. Allora, burro, vado così. Un bel pezzo abbondante, così. Poi metto un goccio d'olio dei nostri amici, anche loro, fratelli Licari, con l'olio nuovo. Che sa di pomodoro verde, una bontà. Bravi, in Sicilia stiamo. Adesso poi, il porro. Allora, un po' di porro, andiamo sottile sottile, così. Poi, uno spicchietto d'aglio. Ma non ce lo mettiamo? Quello buono? Ma roba italiana? Roba fresca? Quindi è una ricetta basata sul poco. La cosa costosa è il tartufo, ma dipende sempre quanto ce ne mettiamo, se lo volete mettere. Però non è necessario. È buono pure senza tartufo. Il tartufo è soltanto profumo, ricordatelo. Almeno per me è soltanto un gran profumo che tenebria mentre tu lo stai portando verso la bocca. Adesso subito aggiungo intanto la zucca, così. Senza far soffriggere niente, cose leggere, ci dobbiamo mantenere in forma. Adesso topinambur, la stessa cosa, mentre va io taglio il topinambur a dadini sempre. Aggiungo, giriamo piano piano, così un profumo già si sente, e un po' di erbette le vogliamo mettere? E sì che ce le mettiamo. Allora, la salvia a morte sua, la morte sua proprio vera, cioè capito, sta proprio bene qua così. Rosmarino, così ci mettiamo anche un po' di timo, che poi togliamo tutto. Adesso l'aglio, ricordiamoci di recuperarlo, eh? Aggiungo un po' di acqua. Parliamo un po' del tartufo. Allora, io normalmente li mantengo in questa maniera, tutti incartati. Una volta incartati, messi nel barattolo, li potete tenere in frigo, è la cosa migliore. Sale, un po' di pepe, profumo c'è, eh? Profumo è quello giusto, eh? E poi adesso sale grosso qui e andiamo con la pasta. Guardate che bella, dei maltagliati belli 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 belli. Me l'ha regalata la fattoria Bottara, questo mio amico, che mi ha dato anche le zucche che sono squisite. Adesso aspettiamo la cottura della pasta, che sarà simile a quella della zucca e il topinambur. Fammi rimettere gli occhiali, vai. Mi raccomando, se si asciuga troppo aggiungete l'acqua, deve essere morbida, come una patata lessa deve diventare la zucca, con l'occhiale appannato. La zucca guardate com'è, vedete? Va tranquillamente. Topinambur pure rimane un po' più... Ah, l'aglio ho preso per male, stavo a mangiare il topinambur, stavo a far danno. Poi, dopo, la pasta, guardate, è ancora bella duretta, adesso vi faccio vedere quanto è dura. Vedete che bello? Ancora è bianca, bianca, bianca dentro. Quindi la finiamo di cuocere qua dentro. Un goccetto d'olio buono, sempre, che fa bene al corpo, alla mente, a tutto. Sentite che musica questa? Questa è fantasia. Guardate che pasta. A Natale dovete mangiare questa. Proprio il giorno di Natale, il 25. Invece sempre... Ma pure siamo pure fa per la vigilia, perché no? Guarda qua, guarda che spettacolo. Mamma mia, tiè.
Viva Natale! Spengo tutto. Allora, come sempre, noi mettiamo una leggera, le faccio vedere io, parmigiano così. Ah, mamma mia! Metto un goccino d'acqua, perché questa qua è una pasta molto amidosa, molto ricca di amido. Sopra queste note, noi ancora più al di sopra, il suono dell'amore. Eccolo qua, ragazzi. Che spettacolo, yeah. Guarda qua. Piatto, guardate che piatto si è preso la camera woman. Come si è apparecchiata bene per Natale, eh? Te possino, camera woman. Allora, poi adesso, due erbettine buttate così. Vai, così, vai. Fogliettine di salvia, un po' di rosmarino. Vai così. Poi, parmigiano. Bello, così. Poi tartufo, qua, venite qua, zac, 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 zac. Poco, se no camera woman si sente male, così, yeah, yeah. E come dice qualcuno, può anche piovere, può anche nevicare, noi stiamo a posto, dopo un assaggio, aspetta, fermi qua, mo tocca a me, aspettate, mo voglio fa qua, così, guardate qua mi faccio, parmigiano, tartufo, qua, buono. O io? No, lo prendo, no. Vedo un po', che roba, ragazzi. Cioè, guarda qua, guarda il bocconcino. Questo è un boccone, noi i finger, boccone. Buonissimo. È stratosferico il topinambulo. Buona la zucca. Mazza quanto è buono veramente, rifatelo, però mi raccomando, scegliete gli ingredienti giusti, il tartufo non è obbligatorio, è solo un profumo, un'esaltazione di profumi e basta, è buono pure così. Buono, una bontà.